Il mio rapporto con Marcello è stato un pochino controverso in quanto ci portavamo 6 anni. Il dramma di un genitore che vede annullati speranza, futuro, il sorriso in un batter di ciglia, il successivo coraggio di guardare in faccia il dolore per poter dare un contributo a quanti hanno attraversato la stessa sofferenza e continuare a vivere le vicende terrene per gli amori ancora presenti, non più da soli, ma con una presenza costante e fedele. Come Castelli di Sabbia, un racconto familiare e un documentario del giovane regista lancianese Paolo Sideri sulla biografia di Marcello Di Meco, prodotto dalla Pixat Abruzzo. Sarà in programmazione al Chuck City Cinema di Lanciano, ex Maestoso, da giovedì 31 gennaio a mercoledì 6 febbraio. Il film è liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Alessio Vittorio Di Meco, edito nel 2008. È un ritratto fedele delle vicende della famiglia Di Meco attorno alla triste morte di Marcello, vittima di un malore mentre giocava a calcio col papà seduto in panchina, e in seguito della speranza e dell'umanità proprio di suo padre Vittorio, divenuto simbolo di educazione, senso civico per l'intera cittadinanza di Lanciano. L'associazione Amici di Marcello ha donato in meno di 3 anni ben 10 defibrillatori. Un documentario che parla del dolore, della capacità di superare la sofferenza, del sentimento, del ricordo della persona amata. È stato doloroso ripercorrere È sempre la storia. doloroso, però siccome molto dipende, se non tutto, dipende dall'indole personale, io che ho un'indole positiva, cerco di separare le due cose. Io mio figlio ce l'ho sempre qui sulla spalla, però devo relazionarmi con il mondo e siccome ritengo la vita un dono, cerco di portarla avanti nel migliore del modo. Ricordi per poter continuare a vivere nonostante tutto, un inno educativo sia per le famiglie, sia per i ragazzi e le ragazze che, come Marcello, condividono la bellezza della gioventù. Il regista Paolo Sideri. Mi sono sentito molto vicino a Marcello e l'ho conosciuto attraverso le parole di queste persone che hanno lavorato. Diciamo che forse non l'ho conosciuto fisicamente, però è stato un viaggio e un percorso anche molto intimo con i protagonisti, perché io penso che ogni volta che si faccia un film, soprattutto se è un film che riguarda la realtà, bisogna avere una delicatezza e una sensibilità molto importante nei confronti di una storia. Quindi sì, l'ho conosciuto, ma ho conosciuto anche un Vittorio diverso, perché sì, conoscevo Vittorio come persona, ma non così profondamente come è stato in questo viaggio. Quindi è un film che mi ha cambiato, sì, prevalentemente anche me, più che loro. Forse è servito più a me in un certo senso che non a Vittorio stesso.